C'era un progetto per collegare le isole Tremiti e la terraferma con un ponte di legno. Il progetto è stato rispolverato. L'idea originale fu di Ferdinando II di Borbone, che nel 1800 pensò di costruire un ponte in legno di quercia per collegare l'isola di San Nicola a quella di San Domino. Durò appena 10 anni a causa di errati calcoli del progettista. 200 anni dopo ci riprova Michele De Meo, ingegnere di Manfredonia e appassionato storico delle isole pugliesi. È merito suo se la storia del vecchio ponte è stata riscoperta. Per tutti era solo una delle tante leggende che popolano le Diomedee. Sì, esisteva un ponte alle Tremiti, ho trovato un carteggio inedito, a firma di ministri, a firma di re, che praticamente testimonia l'esistenza di un fantastico ponte in legno che collegava le isole Tremiti tra di loro. Girando per l'Italia, negli archivi di musei e biblioteche, ha scoperto documenti inediti che parlano del famoso ponte. All'epoca le isole erano abitate da prigionieri politici napoletani e siciliani. Foto subacquee confermerebbero l'ipotesi dell'ingegnere. Queste sarebbero le basi dei pali che sostenevano la costruzione, costata 40.000 ducati. Il suo ponte invece costerà 20 milioni di euro e si presenta come una costruzione del terzo millennio, lunga oltre 500 metri ed alta 12. Un ponte al cui interno ci saranno persino negozi e visite panoramiche. Un ponte che piacerà agli ambientalisti perché è interamente in legno e pietra. Un ponte che si chiamerà il Ponte delle Emozioni. I tremitesi, so che con quelli che ci ho parlato sono favorevoli, vogliono realizzare questo ponte e soprattutto io voglio dare la possibilità alle Tremiti, al Gargano e all'intera Puglia di presentarsi a livello mondiale.